Buon pomeriggio, è il 17 di settembre, sono le ore 17, una diretta un po' improvvisata anche oggi perché è stata una giornata estremamente piena, poi tra l'altro sto partendo per Roma per cui non ero sicurissimo dell'orario nel quale sarei riuscito a essere online, ma finalmente ci siamo, benvenuti a tutti, io come al solito vi ricordo di pigiare sulla freccetta condividi in modo tale da invitare quante più persone possibili a questa nostra diretta e poi naturalmente sapete bene che potrete anche condividere con la freccettina anche il video che lascio poi sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e naturalmente sul canale YouTube. Domani l'appuntamento ore 14:30, questa sera torno a Roma perché da domani saremo nuovamente in aula e naturalmente come al solito cercherò di raccontarvi anche come vanno i lavori parlamentari della prossima, insomma, di questa settimana. Nel frattempo il decreto milleproroghe, che come sapete è stato approvato alla Camera la scorsa settimana con il nostro ostruzionismo, è arrivato oggi in Senato. Ho parlato già con i miei colleghi senatori che lo hanno in commissione e credo che l'ostruzionismo del Partito Democratico ci sarà anche in commissione. Insomma, per portare a casa la truffa dei vaccini e delle periferie, troveranno pane per i loro denti, ci sarà filo da torcere. In ogni caso, veniamo a noi, ci sono due argomenti di cui volevo parlarvi quest'oggi e devo dire non sono direttamente collegati a vicende politiche, ma mi sembra giusto che insomma in questa sede ci parliamo anche di alcuni argomenti che magari non sono immediatamente appunto, non hanno a che fare subito con la politica parlamentare dei partiti, ma che credo abbiano a che fare con la nostra vita, con la nostra società. E sono che ma magari sono anche argomenti un po' controversi, per cui magari qualche volta non ci troveremo perfettamente d'accordo, ma sono, come dire, interessato a leggere i vostri commenti e sapere anche che cosa ne pensate. Io mi limito a dirvi che cosa ne penso io e poi magari ne discutiamo insieme. Prima questione, devo ammettere che da molti anni sono uno di quelli che seguo poca televisione, ma c'è un programma che mi piace molto che è X Factor. Penso che sia un programma fatto molto molto bene, che sia televisione contemporanea, fatta con grande impiego di energie, di qualità. È un programma televisivo con i fiocchi e i controfiocchi. E anche quest'anno sto guardando naturalmente le audizioni che stanno andando in onda il venerdì, poi io le vedo diciamo in momenti di fortuna nei posti più strani, ma insomma seguo la cosa. E devo dire che proprio per questo ero curioso di vedere come Asi Argento come avrebbe gestito questo suo nuovo ruolo. Sapete che è stata oggetto di tantissime polemiche, prima ha denunciato, appunto è stata una delle attrici che è stata in prima linea nel denunciare le molestie sessuali nell'ambiente hollywoodiano, poi questa cosa le si è ritorta contro. Sapete che a Sky hanno detto appunto che una volta registrate le puntate appunto che stavano andando in onda erano già state registrate, ma che non le confermeranno il contratto quando si passerà nella parte dei live, quindi dello spettacolo in diretta, e quindi si è in attesa di sapere chi sarà il giudice che la sostituirà. Ho guardato le prime due puntate e devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione. Devo dire che dal punto di vista puramente dello spettacolo, Asi Argento non si sta dimostrando una capace di fare con una buona cultura musicale e anche con una notevole capacità televisiva, buca lo schermo, funziona. E ieri riflettevo su cosa ci sia da fare, che cosa succederà e devo dire subito che la mia opinione è che la cosa più saggia che la produzione potrebbe fare e al termine della parte registrata e di confermarla, lo dico con grande chiarezza. E questo perché? Non perché io non prenda sul serio le vicende legate a Me Too e appunto a tutto quello che riguarda le molestie sessuali. Penso che le molestie sessuali siano una cosa gravissima. Penso che chiunque utilizzi il proprio potere per costringere o per forzare qualcuno a rapporti sessuali non graditi sia una cosa da punire severamente, che sia una cosa di un'estrema gravità. Però mi chiedo anche dove si tracci la linea tra la giusta punizione di un comportamento che costituisce un abuso e un abuso pesante e dove stia invece la vita, cioè
l'incontro tra persone che magari si piacciono o non si piacciono. Cioè, mi sembra che si stia facendo in modo che tutti i gatti sembrino grigi in questa situazione. E vi voglio fare un esempio. In questi giorni al Congresso degli Stati Uniti si sta discutendo della nomina alla Corte Suprema di Kevin Kavanaugh, che è diciamo, il giudice che Donald Trump ha designato per questo altissimo incarico, che sapete è un incarico a vita e così via. Ora, le nomine di Trump alla Corte Suprema sono per me una delle cose più pericolose, una delle eredità peggiori che Trump lascerà all'America e al mondo, perché le nomine alla Corte Suprema sono nomine che sono fatte a vita, per cui i giudici che Trump sceglierà, poiché sono abbastanza giovani, questo di cui parliamo, Kavanaugh credo abbia 53 anni, starà lì, chissà, 20, 25, 30 anni o più. E quindi mettere dei giudici conservatori è una cosa che naturalmente resterà come un'eredità di questa presidenza Trump. Ebbene, nella discussione che si sta facendo al Congresso, diciamo, uno degli ostacoli che sta sorgendo rispetto alla conferma da parte del Parlamento americano della nomina di Trump, perché ogni giudice nominato dal presidente deve essere poi confermato dal Congresso, è che questo Ken Kavanaugh avrebbe avuto, quando aveva 17 anni, durante un party di adolescenti, avrebbe sostanzialmente, come dire, forzato o costretto, tentato di costringere una coetanea a un rapporto sessuale. Lui 17 anni, lei 15 e parliamo di un uomo che oggi ne ha 53. Allora io mi chiedo con tutta franchezza quanto il comportamento, per quanto censurabile e sbagliato, di un ragazzo di 17 anni, per carità, sbagliatissimo, che però certamente non era un nominato alla Corte Suprema e non era, diciamo, una persona che esercitava un potere legato al suo status, quanto questo tentativo, poi neanche andato in porto, di quando questo aveva 17 anni, possa oggi inficiare la valutazione che il Parlamento americano deve dare di un giurista che deve andare alla Corte Suprema. Ecco, davanti a questo, la mia domanda è dove poniamo la linea di confine, cioè dove si passa dal peccato veniale, dall'avance non voluta, a qualcosa che costringe a un prezzo così importante. E tornando da Asia Argento, sappiamo che anche lei è stata accusata poi di aver fatto sesso con un ragazzo di 17 anni, che poi a sua volta è stato accusato da un'altra di aver fatto sesso con qualcun altro. E l'unica, diciamo, la cosa che mi preoccupa, pur essendo appunto estremamente, diciamo, attento a ogni tipo di abuso, è quanto poi si possa utilizzare strumentalmente episodi di questo tipo per condannare chiunque, quanto io possa pensare, per quanto, ripeto, il giudice Kavanaugh non mi piace per niente, però se sia effettivamente la cosa più grave della sua persona e del suo profilo politico, sia di questa festa di quando aveva 17 anni, o se non siano invece le sue idee, le posizioni che ha sull'aborto, le posizioni che ha sulla parità di genere. Cioè, mi chiedo anche se il Partito Democratico americano faccia bene a insistere per bocciare questa nomination di Trump sulla base di questo elemento biografico di tantissimi anni fa rispetto a cose più concrete. Ora, capisco benissimo che non ci sia, come dire, probabilmente una risposta giusta o sbagliata a tutto questo, però così come mi fa paura l'abuso sessuale, mi fa paura, diciamo, mi ripugna e mi fa arrabbiare, ritengo che sia meritevole di pena. Dall'altro mi fa molta preoccupazione la caccia alle streghe, e cioè quando poi si instaura un regime moralistico, bacchettone, un po' alla Savonarola, in cui ci si mette dei saie e dei cappucci in testa e si voglia mandare a rogo chiunque. E soprattutto poi chi, come Asia Argento, è, diciamo così, un irregolare rispetto alla morale borghese, come si diceva un tempo. E quindi quello che mi viene da dire è attenzione, molta severità con molta estrema severità sull'abuso sessuale, ma se tutto diventa abuso sessuale, se tutto diventa meritevole di una pena estrema,
poi alla fine forse non si distingue più tra il grano e l'olio, non si capisce più che cosa è grave e che cosa no. E allora, alla fine di tutto questo ragionamento, ieri sera, guardando appunto la replica di X Factor, chiedevo, ma insomma, viva Dio, probabilmente se fossi nella produzione, chiederei ad Asi Argento di restare, perché c'è una vita privata e ci sono sicuramente delle cose che se, magari possono essere, che sono reati e devono essere perseguiti con severità, ma ripeto, quando poi alla fine tutto diventa perseguibile con la medesima severità, non si riconosce più ciò che veramente andrebbe enucleato e perseguito. È difficile avere certezze su questo, ma ho voluto condividere quello che è il mio pensiero con voi e mi farà piacere alla fine della diretta leggere i vostri commenti, perché non riesco a fare le due cose contemporaneamente, e anche leggere, se mi vorrete scrivere quali sono le vostre opinioni, vi risponderò volentieri, però mi faceva davvero piacere condividere con voi questo pensiero. Un'altra cosa sulla quale voglio tornare, e poi andiamo rapidamente alle conclusioni, ricordandovi sempre di condividere il video o la diretta, è un articolo di Federico Fubini, che è uno dei miei giornalisti preferiti del Corriere della Sera, che oggi fa un articolo a tutta pagina su questo signore che si chiama Francesco Gangemi. Questo signor Francesco Gangemi è un operaio, credo, appunto, che vive in Calabria, che è diventato uno degli influencer più importanti su Facebook in Italia. Lui ha una serie di pagine che si chiama Sputtaniamoli tutti, 1, 2, 3, eccetera. Nell'ultimo mese lui ha avuto 1,5 milioni di interazioni, per capirci 3 volte tanto le interazioni di Beppe Grillo. E lui in questo articolo, in questa intervista, dice che lui mette online su Facebook dei messaggi molto brevi, tutti scritti in maiuscolo, più brevi sono meglio è, dice lui, e questo gli fa avere moltissimi like, fa partire l'algoritmo, quindi fa sì che i suoi post vengano esposti, vengano mostrati da Facebook a tantissime persone. Lui in questo modo si guadagna anche da vivere, perché sposta parte del traffico sul suo sito che ha fatto su WordPress. Il sito ha dei messaggi pubblicitari e lui viene pagato sulla base dei click che arrivano sul suo sito, e porta a casa 600 euro al mese e vive di quello. E lui dice molto tranquillamente di non aver votato, di aver votato scheda bianca perché era tentato da Casa Pound, ma poi non li ha votati più, e semplicemente che lui attacca Renzi o il Partito Democratico perché con quel tipo di attacco riceve più click che se fa una cosa diversa. Spiega in modo molto semplice, disarmante e da un certo punto di vista molto preoccupante come funzionano i meccanismi della rete in questo momento. Io vi consiglio davvero di cercare questo articolo online, appunto, di Federico Fubini, che è uscito quest'oggi, perché dimostra veramente in modo inquietante quanto l'opinione pubblica, diciamo, non particolarmente piene di contenuto, sia appunto manovrata in un modo estremamente inquietante, perché guidato da logiche che nulla hanno a che vedere con la politica o con gli ideali. Però è un elemento sul quale dovremmo riflettere, e anche riflettere sull'importanza di quella che è la comunicazione online. Io credo che questo sia uno dei gap che il Partito Democratico deve curare con maggiore attenzione, perché noi probabilmente siamo spesso vittime, come partito e come schieramento politico, siamo più vittime di questi attacchi che protagonisti. E poi non è che vogliamo essere protagonisti degli attacchi, però certo bisognerebbe essere almeno in condizione di difendersi più agevolmente. Davvero mi ha molto colpito, quindi ve lo segnalo. Io mi fermerei qui. Un argomento sul quale voglio tornare nei prossimi giorni, adesso non c'è tempo perché direi che abbiamo finito i 15 minuti a disposizione, ma è della morte di questo ragazzo che avrete letto facendosi un selfie è caduto e quindi è morto, e segue di pochi giorni alla morte di un altro ragazzo che è morto asfissiato per seguire un gioco online. Ma anche questo dimostra quanto il ruolo della rete sia diventato importante, sia diventata praticamente una questione di vita o di morte. Ne parleremo, se avete voglia di mandarvi i vostri spunti, le vostre idee anche su questo argomento, vi leggerò volentieri. Io vi do appuntamento per domani alle 14:30, sarò a Roma poco prima di andare in aula. Come al solito vi chiedo di condividere questo video, vi saluto tutti e naturalmente vi auguro un'ottima settimana e buon lunedì sera. Ciao, a domani.